Taglio del nastro a Castelnuovo Garfagnana, alla presenza di autorità e ospiti illustri per la 7ª edizione di Selvaggia, festa dei fiori, delle piante e delle erbe spontanee. Il centro storico di Castelnuovo si è trasformato nella capitale delle erbe con il suo quartier generale proprio in Piazza delle Erbe, dove sono state allestite piramidi botaniche e bancarelle a tema, oltre alla presenza di vari artigiani. Tra le iniziative più apprezzate la passeggiata botanica con Marco Pardini per l'occasione salita a Montalfonso. Fa molto piacere vedere questa rinnovata, devo dire, devozione verso le piante, un'attenzione che è anche dettata dai tempi, probabilmente i tempi che viviamo, che ci portano a tornare con lo sguardo per terra. E allora qua a Montalfonso, in occasione di Selvaggia, diamo convegno a tantissime piante, ma anche e soprattutto a tantissime persone. Il centro storico, sotto il loggiato porta, tante iniziative culturali e gastronomiche, anche un bosco in miniatura. È portare una piccola comunità di esseri viventi vegetali, quindi una famiglia che è il bosco, per cercare di assoggettarsi un po' a loro. E quindi non lo so, chi vuole essere la grande quercia, la grande frassino del bosco, chi magari il ginepro, l'edera, però ognuno di noi dall'osservazione e dallo studio di queste piante può sempre imparare qualcosa. Domenica 26 marzo si replica e sarà la giornata più attesa per festeggiare le erbe spontanee della Garfagnana, non li variamo.